Allora, se io fossi stato l'assessore al bilancio, e ce ne abbiamo avuti di bravissimi, o fossi stato il sindaco, nel momento in cui si fosse trattato di predisporre il bilancio, avrei chiamato il dirigente e gli avrei chiesto: ma scusa, che sono tutti questi soldi che dobbiamo incassare dal 2008, dal 2009, dal 2010, dal 2011? Anche perché, ti faccio una premessa: io ho parlato con un ex assessore di un altro paese e mi ha detto: spingi il bottone e ti escono fuori tutti i nomi. E magari là in mezzo c'era pure Angelo Cristofanelli, che si può permettere di pagare la mensa per i figli, messo che ne abbia. Ecco, come funziona sta macchina amministrativa? Intanto io penso di aver già più volte spiegato la mia attività Sì, ma non ha spiegato la macchina, hai detto quello che hai fatto come pilota, io voglio capire la macchina che avevi sotto. io rispondo della parte amministrativa e non della parte dirigenziale. I dirigenti svolgono un ruolo e rispondono degli atti apponendo delle firme e quindi sono loro che hanno la responsabilità degli atti che producono. Come quando è stato per il bilancio, quando arrivammo in consiglio comunale, il bilancio da approvare, da sottoporre alla delibera del consiglio, era firmato dal dirigente, quindi era un documento che a tutti gli effetti aveva il parere di Certo, legalità. e ci mancherebbe. Allora, è normale che io, avendo preso in mano la situazione come assessore al bilancio, abbia chiesto di verificare i dati e quindi abbia chiesto di accertare, o meglio di riaccertare il dato dei residui attivi. Era stato il mio cavallo di battaglia, potremmo dire, durante la campagna elettorale, il mio impegno con i cittadini, quello di andare a verificare i residui attivi, cosa che poi ho fatto nel concreto. Ho dato un indirizzo politico ben chiaro ai dirigenti che hanno provveduto a darmi il riscontro di tutti quegli importi che ormai a titolo di credito non potevano essere più resi esigibili. Quindi l'attività è stata svolta dagli uffici e, come ho detto anche durante il confronto pubblico, questa attività era stata già svolta attraverso una commissione che era stata istituita appositamente, sempre durante la mia consigliatura, proprio per andare ad approfondire e a scavare diciamo così, sul tema dei residui. La commissione non è riuscita nel suo intento. Non sta a me dire il perché non ne facevo parte. Io ho ripreso in mano la questione dei residui attivi, ho dato un indirizzo ben chiaro agli uffici e gli uffici hanno portato il riscontro di quello che era il riaccertamento dei residui attivi, indicando quindi, individuando in 11 milioni circa di euro i residui che andavano cancellati. Ecco, ma negli 11 milioni ci saranno anche stati questi 249.960 del 2008, quelli del 2009 e quelli del 2010? Perché tu sei arrivato nel 2014, quindi sta storia fatta nel 2015, sono belli che andati, no? Allora, intanto per la trasparenza, perché i tabulati che danno luogo a questo tipo di rendicontazione devono essere resi tutti esigibili, sono per trasparenza resi disponibili. Quindi basta andare presso il comune, chiedere all'ufficio competente, si fa un accesso agli atti e si possono avere i dati per capire come stanno le cose. Ma questo è fuori di dubbio un atto ordinario e, per quanto ricordo, sicuramente la ricostruzione dei residui, diciamo così, che poi sono stati cancellati, contenevano soprattutto quelli degli anni passati, quindi sicuramente contenevano anche gli anni che tu mi hai citato. Ma nessuno si era accorto però Ma io l'ho detto, che infatti. i cittadini avevano pagato, ma chi incassava non riversava al comune. E nessuno, il grave è che nessuno dall'ufficio, eccolo qui, dall'ufficio comunali, ma chi telefona per farsi dare i soldi? Siccome io ho sempre sentito dire bravi dirigenti, bravi adulti, chi telefona per farsi dare i soldi? Allora,
credo che anche qui ci sia un po' di confusione, vada fatta un po' di chiarezza. L'attività di riscossione era affidata all'STS, quindi era l'STS che avrebbe dovuto, ma è risaputo, non è una novità. Questa è un'attività che è presa. Beh, no, aspetta, da quando era affidata all'STS? Io sono entrato nel 2014, quindi è chiaro che non posso. Non voglio dire. No, per chiarità, no, okay. Ma io sempre per sapere come funziona la macchina, perché se dal 2008 prevedeva l'STS, allora dobbiamo chiamare il direttore generale della STS e farsi spiegare perché c'erano queste cose. Io penso questo è il bilancio del 2012, Bilancio del 2012. Che io vedo con piacere, ma che non ho fatto io. Per carità, ma ci manca. Non c'era all'epoca, quindi io dico che la domanda che mi hai posto è la domanda che ha una risposta scontata, perché c'era la STS che aveva un servizio da svolgere, quindi è normale che questa attività venisse svolta al suo interno e che quindi c'è chi come dirigente deve dare risposta a chi chiede, a chi fa questa domanda. Ecco qua, queste risposte evidentemente non sono state date. Se o meglio, forse nessuno ha chiesto e nessuno ha risposto. Non parlo di te, se quando sei arrivato c'erano 11 milioni di euro da mandare a Malagrotta. È molto semplice, io da quando sono arrivato ho chiesto tutti gli atti e i documenti ai dirigenti preposti, quindi sia quelli dell'STS che ai dirigenti comunali del comune, quindi all'economico finanziario come al direttore generale dell'STS per quanto riguarda l'STS, l'attività svolta dall'STS. Ma questa attività di richiesta è stata svolta fino all'ultimo, fino a quando, in virtù del fatto della verifica degli equilibri di bilancio di luglio, tema sul quale poi è caduta l'amministrazione, certo, l'allora segretario fece una richiesta per iscritto, che starà agli atti sicuramente, sì, ai dirigenti stessi, appunto, e quindi mi sembra che sia tutto trasparente nella massima linearità questo di quella che è l'attività amministrativa che è stata svolta. Questo ne parliamo dopo.